Siamo a Roma, il teatro è quello inconfondibile dell'Olimpico. Squadra è già in campo, tutto pronto. Con un saluto da parte di Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Stefano, che idea ti sei fatto sulla formazione ospite? Saranno giorni difficili per loro, dopo che la prima parte della stagione li ha fatti precipitare nel mezzo della lotta per evitare la retrocessione. Dovranno impegnarsi a fondo per riuscire a risalire la china. Vediamo la squadra titolare schierata dall'allenatore della Roma. Tecnico che ha scelto un 4-5. Spinazzola! Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Parata straordinaria, come un gol. Ha sbagliato il disimpegno regalando la rimessa con le mani. Alstenberg. Zonzi. Puntuale qui il difensore nel recupero. E c'è l'intervento dell'arbitro. Cross in mezzo. Zonzi. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Montolivo. Rossettini. Palla girata sulla fascia. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Pellegrini. Hanno spazio per andare in contropiede. Potevano sfruttare meglio questa ripartenza. Pellegrini. Ecco il tiro. Portiere chiamato in causa qui, direi non troppo difficile. C'è spazio per andare. Con questa palla punta la porta. E la mette fuori. Che gol sbagliato. Interrompono bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. Chiede aiuto al portiere. A metri per correre sulla corsia. Distinto il difensore. Spazza via. Alla palla del vantaggio. Buona la parata impresa da parte del portiere. Hanno spezzato bene la trama qui. Roma che può attaccare, norma del vantaggio. Spazzano via il pallone. De Frel. A metri per crossare. Recupera un pallone importante sulla fascia. Zonzi. Gran tiro. Conclusione controllata dall'estremo difensore. Pellegrini. Cristante. Pastore. Sale Mariano. La mette in mezzo. Hanno messo il pallone in area ma senza precisione. Buono il recupero, possono ricominciare. Alstenberg la mette in mezzo con questo pallone senza problemi il portiere qui, bravo in uscita. Fiamozzi recupera palla intercettando bene il può essere il gol del vantaggio. 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo. L'atteggiamento della squadra avversaria a vantaggio, direi più che meritato. Si ricomincia con la Roma avanti nel punteggio.
Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. De Frel può girarla e c'è il tiro, il portiere in presa sicura. Zonzi, Pellegrini punta l'area. Cristante continua la fitta rete di passaggio. C'è la norma del vantaggio, attenzione al cross. Potrebbe crossare. Palla in out, sarà calcio d'angolo per la Roma. Ha infilato la palla in rete con questo tiro d'interno, da dentro l'area. Pallone in mezzo. Zonzi! E si salva con un miracolo. Per un attimo, Pier, avevo già gridato al gol. Pastore. Allontanano il pericolo. È riuscito a interrompere e finisce qui. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Gervinho. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Ci sarà rimessa laterale da buona posizione. Mozzi ha sferato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione a cui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi, sarebbe stato un gol da favola. Zonzi, Roma che attacca ancora lateralmente. Attenzione al tiro, colpito il pallone dal difensore. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Perfetto oggi nei passaggi. Zonzi. È stato fermato dal difensore. La prossima gara casalinga di questa squadra che è valida per il campionato di A. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Impegno in trasferta per loro nel prossimo match di campionato, come sempre su EA Sports. Mariano. Grande colpo quello messo a segno dall'Atletico Madrid, che è riuscito a battere la concorrenza. Cercavano un giocatore con le sue caratteristiche e hanno deciso di puntare su di lui, riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto. Fermano la palla avversaria. Ripartono in campo aperto. Suma il contropiede, buono il recupero difensivo. Mariano, buona l'intuizione qui. Non ha dubbi l'arbitro, calcio di rigore per la Roma. Nessuna ammonizione, ma l'arbitro gli fa capire che non tollererà altre scorrettezze. Dovrà cercare di non commettere altri falli. Frettissimo dal dischetto. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Schick continua a offrire grandi palloni ai compagni. Pellegrini. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Perde palla. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Guadagna metri. Prova ad andare. Non trattiene. Occhio alla possibilità. La traiettoria verso il centro. La difesa la meglio e allontana il pallone. Schick. Roma che attacca ancora lateralmente. Passaggio impreciso, pallone intercettato. L'intervento del portiere che allontana. Allontana il difensore su questo tiro.
Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Palla verso il centro dell'area, calcio all'angolo battuto male, palla raccolta dalla difesa. Felipe, tocco verticale interessante, ottimo il tocco. Prova a sorprendere il portiere. Buona l'idea qui, pallone in profondità. Attenzione, ecco il gol! Un po' sorpresa, riescono a trovare il gol con i loro avversari che sembravano in pieno controllo. E questa è l'ennesima dimostrazione che nel calcio è fondamentale saper sfruttare anche l'unica occasione che ti capita. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Schick. Pastore. Salta l'uomo, la mette in mezzo con questo pallone. Ed entra in rete! Gol! Partita davvero a senso unico, un verdetto chiarissimo. E qui possiamo rivedere l'azione del gol della Roma da altra angolazione. Ottimo il movimento degli attaccanti, ma troppo statici i difensori avversari in questa circostanza. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. Conclusione vincente che supera il portiere avversario. Davvero un bel gol. Cercano il buco nella difesa avversaria. Orban. Spazzano senza problemi. Alstenberg. Possibilità di contropiede. Perotti supera il difensore. Crossa verso il centro. Respinge di pugno. Gran palla questa. Pastore! Strepitoso l'intervento del portiere. Una parata che finirà sicuramente negli highlight del match. A metri davanti a sé, attenzione. Occasione per accorciare le distanze, attenzione. E c'è il gol, si riapre tutto nel finale. Sono ancora sotto di uno, devono sbrigarsi se vogliono almeno pareggiarla in questi ultimi minuti. 3-2, partita molto spettacolare. Andiamo da Matteo Barzagli a bordo campo per sapere quanto resta ancora da giocare. È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo giro di lancetta al 90esimo. D'accordo Matteo, grazie, richiedici pure la linea in caso di ulteriori novità. Puntuale qui il difensore nel recupero. Pallone profondo, pericoloso. Grande tempismo in questo anticipo.